Ciao, sono Antonietta. Oggi vediamo come si applica uno schiaccino. Ecco, vedete, questi sono gli schiaccini. Sono elementi tecnici, hanno la forma di un tubetto oppure di una pallina, chiusi però, e con un foro centrale piuttosto grande. Servono a creare degli occhielli, delle asole chiuse, nel filo semirigido, come il classico cavetto, il cavetto d'acciaio. Questo è il resto dell'occorrente, quindi gli schiaccini, poi una pinza per schiaccini. In commercio si trovano pinze normali, diciamo come questa, e pinze per micro schiaccini. Quindi se usate schiaccini molto piccoli, tipo un millimetro, anche un millimetro e mezzo, avrete bisogno di una pinza diversa. Questa è una pinza per schiaccini più grandi. Infatti qui all'interno di queste ganasce non si riesce a comprimere uno schiaccino che sia più piccolo di un millimetro e mezzo, anche due. E poi avrete bisogno di una taglierina. Se avete una taglierina di quelle già un pochino rovinata, usate quella, è molto meglio, perché il filo semirigido normalmente ha un'anima di metallo e questo metallo che è acciaio rovina la lama, rovina il filo proprio degli attrezzi. Quindi se avete un attrezzo di scarto, un attrezzo già un po' così, usate quello. Io ho di solito una pinza, non una pinza, una tronchesina così ed una un po' più bella che uso per l'argento, che è più delicato e di solito bisogna tagliarlo in maniera netta e più precisa. Poi naturalmente del filo. Questo è il famoso cavetto d'acciaio, io l'ho trovato in due dimensioni, uno molto più spesso, molto spesso, molto pesante, e un altro piuttosto leggero. Allora userò quello pesante che è il più adatto agli schiaccini e alla pinza che ho. Adesso vi mostro come possiamo procedere. Ah, una cosa importante, questa è colla per bijou, non è strettamente necessaria nella maniera più assoluta. Però, diciamo, potrebbe servire magari se ci fossero dei problemi, comunque è una cosa assolutamente opzionale. Come opzionale sono questi salvacavetto, che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Ecco un salvacavetto, vedete? Di fatto è una canalina attorno alla quale si fa girare il filo, in questo modo proprio, è una guida praticamente per il filo, per far sì che non si rovini. Vedete? Allora, infiliamo il tubetto, poi facciamo in modo di fare ripassare lo stesso filo all'interno del tubetto per formare l'occhiello, un'asola, alla quale poi noi magari attaccheremo una chiusura, per esempio. Allora, formiamo l'asola della grandezza necessaria. Poi notate questo, all'interno del tubetto i due fili tendono ad incrociarsi. Se noi ora stringiamo, chiudiamo qui, in questo punto di incontro dei fili si crea anche un punto di debolezza. Quindi potrebbe essere che con il tempo qui all'interno si possa rompere. Dunque evitiamo questa cosa cercando di tenere i fili separati. Ecco, in questo modo, vedete? Adesso l'occhiello è un po' grande, ma comunque è una simulazione, diciamo. Allora, abbiamo formato l'occhiello, i fili sono separati, adesso posso utilizzare la pinza. E faccio in modo che questa parte più avanzata, come dire, questa punta, cada all'interno, proprio in mezzo allo schiaccino, in questo modo. Ecco qua. Praticamente, se si può vedere, adesso vi faccio vedere da vicino. Questa depressione si forma tra i due fili e li separa. Vedete, sono separati. Da un lato si vede, ops, da un lato è liscio, diciamo così, e dall'altra parte c'è questa depressione. Ecco, adesso non mi resta che chiudere, cioè che fare in modo che queste due metà si sovrappongano leggermente, un po' come una chiusura a libro. Però per essere sicuri che poi facendo così, con una qualunque pinza, non si possa spaccare e riaprire lo schiaccino, io di solito faccio in questo modo. Prendo con una pinza comoda, normalmente uso la parte più avanzata di questa, che è piatta, mi sembra abbastanza comoda. Ecco, prendo la prima metà dello schiaccino, una metà, comprimo leggermente, se riesco magari anche cercando di accentuare questa forma a virgola C, comprimo un po' da una parte e anche dall'altra. Scusate, non vedo, devo avvicinarmi. Così. Ecco, questo mi aiuta a fare la prossima operazione, che è quella di
chiudere definitivamente, sempre usando questa parte, ripeto, per una questione di comodità. Allora, afferro lo schiaccino e lo chiudo. Ecco qua. Se avete visto, ho fatto un po' questo movimento, ora vi mostro da vicino come è venuto. Ecco, vedete? Si è un po' chiuso, diciamo, a libro. Arrivati a questo punto, posso tagliare questa parte di filo. Adesso qui dobbiamo immaginare che ci siano delle perle, comunque dovrete fare in modo di lavorare in una maniera comoda per poter tagliare o al limite anche nascondere all'interno di più perle. Ok? Questo tratto, questo segmento di filo, io lo taglio qui, uso la pinza quella già un po' così, che altrimenti il metallo rovina il filo delle pinze. Vedete? E lo schiaccino è pronto. Una variante, se volete aggiungere il salvacavetto, dovrete fare semplicemente in questo modo. Prendere prima lo schiaccino, infilarlo in questo modo, poi prendere il salvacavetto, questo è anche piccolino, ma comunque va bene per questo filo. Allora, lo si infila da una parte e dall'altra. Ok, questo è rovinato, perfetto. Così. Ecco, ritento. Sarò più fortunata. Allora, ecco qua. In questo modo poi lo faccio girare tutto attorno, vedete? Proprio come una guida. Poi di nuovo all'interno del tubettino, dello schiaccino che userete. In questo modo porto a fine corsa, ecco qui. Il filo chiaramente deve essere ben dentro la canalina in questo modo. Adesso posso di nuovo ripetere le operazioni di prima, magari sono un po' scomoda, però a questo punto posso chiudere lo schiaccino. Qui ho lasciato fin troppo filo e il filo, vedete, sta all'interno della canalina e non si romperà e non creerà un punto, cioè debole di possibile rottura, perché vedete il filo metallico si comporta in questo modo. Guardate, se io piego, poi rimane in questo modo, fa questa piega netta che poi non torna più al suo posto. Quindi per evitare questa situazione posso utilizzare il salvacavetto. Ecco qui. Spero che questo piccolo tutorial vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao!